perché le indagini non sono andate verso quello cosa, soltanto verso padre Gerson, e se non è lui, allora il colpevole è fuori, bisogna cercare. Questo è il ruolo della magistratura, il ruolo della giustizia. E Osango Benjamin, diplomatico dell'ambasciata della Repubblica del Congo, a puntare il dito contro Mirko Alessandrini, marito di Guerrina Piscaglia, alla vigilia dell'interrogatorio di padre Graziano. Il diplomatico, all'uscita dal carcere di San Benedetto in visita al religioso, apre nuovi scenari sulla misteriosa vicenda della cinquantenne scomparsa il 1 maggio 2014 da Caraffello. Ma perché Mirko non fa dichiarazione onesta? Da quando che l'hanno iniziando a indagare su padre Graziano, lui non ha parlato, gli facciamo le domande, ma adesso deve parlare liberamente, relatare i fatti, come sono andati. Sono tante confusioni, indagini sono state menate, fatte male all'inizio, e c'è un depistaggio delle cose. Chi dice che questa signora è effettivamente morta? Chi? Sì, c'è un complotto. Chi lo sa? Nessuno. Se padre Graziano dice che lui è innocente, non è lui, perché è convinto in sé che lui è un servitore di Dio, ma lui non ha avuto mai un rapporto, non hanno trovato niente contro di lui che può provare che lui è uscito con questa donna. Intanto padre Graziano, che si dice sereno dalla casa circondariale aretina, è pronto per essere ascoltato dal PM Marco Dioni. Il frate congolese, che si è avvalso della facoltà di non rispondere dallo scorso 5 settembre, giorno in cui la sua posizione cambiò da persona informata sui fatti ad indagato, riprenderà il suo racconto da dove si era fermato, da quel 1 maggio in cui della signora Piscaglia si persero le tracce, come risucchiata nel nulla. Sono circa 4 mesi che è in carcere, è chiaro che la prima domanda che mi ha chiesto questa mattina, mi ha detto avvocato, dopo l'interrogatorio se presenterò l'istanza per chiedere un'esigenza più gradata ai domiciliari. Padre Graziano, per quanto mi riguarda, estraneo ai fatti, lui naturalmente non deve confessare niente, io sono il suo legale e quindi penso che domani lui parlerà, chiarirà alcuni aspetti importanti che abbiamo chiarito questa mattina. Spero che sulle domande che gli farà il dottor Dioni, il PM, lui risponderà molto tranquillamente, perché è molto tranquillo, molto sereno. La procura, l'ordinanza della procura, solamente solo indizi, prove certe non ci sono. Ho costituito poco fa, alcuni giorni fa, nel mese di agosto, un'equipe, quindi stanno già lavorando e vedremo poi tutto quanto.